dal 14 al 16 settembre a Ulx in Piemonte il nono appuntamento con Boster, la fiera del bosco e territorio. Boster, che vuol dire appunto bosco e territorio, è la fiera forestale che riguarda tutti i temi del legno, quindi dalle macchine, attrezzature per il taglio e l'esbosco e portare fuori tutti i tronchi, a tutte le lavorazioni. Quindi abbiamo legno edilizia, legno costruzioni, legno energia molto importante. Ecco, tutti questi temi potete ritrovarli all'interno della manifestazione attraverso quelle che sono le esposizioni. Quindi delle visite guidate durante i 3 giorni della manifestazione illustreranno, da parte di tecnici, a tutti i visitatori, a orari ben precisi che potete consultare nel nostro sito www.fieraboster.it. C'è il programma e potete scaricarlo e vedere cosa desiderate maggiormente. Ecco, tutte queste visite guidate illustreranno le macchine, le tecnologie, la potenza e il significato. È una fiera aperta a tutti, quindi abbiamo il comparto che riguarda i tecnici, i professionisti, gli addetti ai lavori, e quindi qui abbiamo tutti i temi di attualità attraverso momenti di convegni, workshop, seminari, visite guidate, come dicevo, costruzioni, corsi, meeting, ecco, importantissimi, su temi importantissimi. Due ne segnalo che sono un po' i gioielli di questo evento. Uno che riguarda gli incendi boschivi. Purtroppo, ahimè, il Piemonte è stata una delle regioni maggiormente colpite da questo problema in quest'anno, e quindi verranno illustrate le nuovi interventi che possono essere fatti nelle aree percorse da incendio attraverso un tour guidato da Prosilva e dal Consorzio Forestale Alta Valsusa. E un altro molto interessante sulle opere delle manutenzioni delle rive. Però la fiera è anche un momento nel quale non solo ci si incontra, ma si possono anche toccare con mano determinate cose. E quindi qua vengono proprio realizzati dei corsi. Uno, per esempio, è il corso sulle costruzioni, quindi chi vuole cimentarsi sulla possibilità di costruire qualcosa in legno lo può fare. Poi si trovano tutte le aree che riguardano, come dicevo, l'energia, quindi stufe, caldaie, e per l'inverno che si sta avvicinando, importante è comprendere il significato di questo legno-energia e cosa deve essere fatto. Poi ci sono dei momenti che riguardano anche i più piccoli, e per ultimo, cosa che forse potrà interessare i giovani maggiormente, portiamo per la seconda volta consecutiva la finale del campionato nazionale dei boscaioli. Quindi sabato e domenica, attraverso le gare del triathlon e del pentathlon, verranno proclamate la squadra nazionale più forte d'Italia e l'atleta più importante. Quello che purtroppo non viene a volte seguito è il tema grossissimo della manutenzione, ma non solo della manutenzione dei boschi, ma anche della manutenzione della viabilità, delle strade, molto importanti per le aree montane, perché permettono al personale, ai tecnici, agli operatori di arrivare nei boschi e di poter fare tutte quelle opere che, se fatte preventivamente, possono evitare molte, ahimè, tragedie.